Tanti saluti da un paesino di poco più di 200 anime sulle Alpi francesi dove si conclude la moderna Odissea. Tanti saluti al poeta greco Omero, perché qui, per dirla in lingua locale, si parla di Grande Odissea e le avventure tra i mari degli eroi del mito greco si sostituiscono agli scenari di nevi e montagne delle Alpi. E tanta gente di buona volontà, un pizzico di temerarietà e un amore sconfinato per i propri cani da slitta a lanciarli nelle estenuante corsa nordica. Tra questi non poteva mancare Elisa Bonato, amica di Radio Eco Vicentino, che meno di un mese fa aveva anticipato in diretta a Breakpoint la sua partecipazione alla maratona nel gelo transalpino, la seconda nella sua carriera di musher per la pratica dello sled dog, che si è tradotta, guarda caso, in un secondo posto assoluto per lei e la sua banda di Siberian Husky, tutti di sua proprietà. Ed è così che la Grande Odyssey, trofeo per cani, ha riportato a Zanè e a Canova, la sua casa, una lisa con l'argento vivo addosso, come quello della medaglia d'oro, e ai collari del team vicentino, salito sul podio al termine della corsa in più tappe. Conclusa una decina di giorni fa, prima di far rientro in Veneto e riprendere la sua attività di sempre, le scorrazzate tra i sentieri innevati con i suoi cani, mai sazi e nemmeno di cibo per la fatica. Ci sarebbero tante cose da raccontare in questa avventura, ma un po' gelosamente le custodisco per me, aveva scritto la Masher guida a distanza di poche ore dall'arrivo dell'ultima tappa. La tensione, la fatica, l'ansia, ma anche la pace, gli occhi che brillano, la solitudine nella notte, i posti sconosciuti, il vento in faccia. Sul piano sportivo, da rimarcare che la corsa è unica tra uomini e donne sulla slitta trainata dai cani e che Elisa Bonato ha migliorato il quarto posto dell'anno passato al debutto in Francia.